Ragazzi, oggi vediamo come allora, iPhone è disabilitato, collega ad iTunes. Questa cosa succede ecco, in questo caso è successa perché è caduto, ha rotto il display era nero, però schiacciava i tasti da solo, gli continuava a mettere il PIN ed è successa questa cosa. Adesso io vi faccio vedere come si fa a riabilitare l'iPhone per questo tipo di operazioni. Per prima cosa bisogna scaricare iTunes con l'ultimo aggiornamento, ok? Poi spegnere il telefono. Spegnere il telefono e vabbè, riaprire iTunes, adesso l'ho chiuso, non so neanche io perché. Riaprire iTunes e collegare. Si è verificato un errore sconosciuto, vabbè, ok. E adesso devo farlo con due mani. Ok, a questo punto aprite iTunes sul computer, collegate il computer, come vedete qui, col cavo al vostro telefono e computer. Qui c'è sulla pellicolina, non la volevo togliere, la tolgo dopo. Però mi copre il tasto home e allora inserite il jack di ricarica tenendo premuto il tasto home, così. Il telefono è in modalità di recupero, ok. A questo punto iTunes vi chiederà aggiorna e ripristina. Chiaramente quando lo colleghi a iTunes devi per forza aggiornarlo e ripristinarlo. Aggiorna e ripristina. Sei sicuro di voler ripristinare le impostazioni predefinite di iPhone? Ripristina e aggiorna, non c'è rimedio. Avanti. Accetto. E a questo punto mi sta caricando, come vedete qua in alto, l'aggiornamento che è di 2 giga e 42, enorme. Quindi metto in pausa, faccio scaricare l'aggiornamento e poi riprendiamo il video quando ha finito di scaricarlo. Fra 37 minuti, mamma mia. Ok, a questo punto, come vedete, sta completando l'aggiornamento del software. Nel frattempo il telefono era uscito dalla modalità di recupero e adesso l'ho rimesso. Niente, per rimetterlo in modalità recupero fate lo stesso procedimento: staccate il cavo, spegnete il telefono, inserite il cavo schiacciando il tasto centrale. E quando aspetta tanto tempo fa così. Quindi facciamogli finire il suo aggiornamento e 2,42 di aggiornamento. Poi mi chiedono perché il telefono è pieno. 2,42 di aggiornamento sono tanti, è tanto spazio che ti occupa. Se hai un 16 giga, allora, come vedete, adesso iTunes ha dato la possibilità di aggiorna e ripristina iPhone. Allora, in qualsiasi caso, se fate aggiorna, ok, aggiorna l'iPhone e poi lo ripristina. Invece, se fate ripristina iPhone, ripristinerà l'iPhone, ma lo aggiornerà contemporaneamente. Quindi io vado direttamente su ripristina iPhone. Vedi, come potete vedere, adesso il messaggio è ripristina e aggiorna, quindi te lo aggiorna per forza. A me scoccia perché io scoccia aggiornare i telefoni. Comunque, soprattutto se è un iPhone 6, e installargli un aggiornamento così lo appesantisce e soprattutto gli riempie tanto spazio. Comunque in questo caso non c'è rimedio. Ripristina, aggiorna e come vedete, adesso iTunes sta estraendo il software e passerà all'installazione.
l'iPhone in preparazione per il ripristino. L'iPhone è stato disconnesso, come vedete è stato riavviato, adesso è partito in fase di ripristino da solo ed è partita l'installazione e il ripristino del software. Nel frattempo iTunes fa la verifica del software, quindi per lì sempre per il discorso dell'installazione, prepara il software per l'iPhone per il ripristino e tutto sta andando come deve andare. Adesso metto in pausa e ci rivediamo fra pochissimo. Inserire una scheda SIM. Ok, siamo arrivati al punto dell'attivazione. Ok, l'iPhone è stato ripristinato, a questo punto bisognerà inserire una scheda SIM e collegarlo al wifi. In questo caso è collegato ad iTunes, quindi non servirà neanche. No SIM, no service, schiacciando il bottone. Ok, selezioniamo la nostra lingua di appartenenza, quindi nel nostro caso l'italiano, il paese di appartenenza, ancora in Italia siamo, sì, mi sembra. Punto il telefono sta impostando la lingua. Vabbè, scegliere una rete wifi, scusate, collegarlo a una rete wifi, anche se non è necessario nel momento in cui è collegato da iTunes, però. E a questo punto l'iPhone verrà riattivato. Una volta che l'iPhone è attivo potete rimuovere la SIM, perché io questa è una SIM che uso solo per le attivazioni dei telefoni. Se è la vostra la lasciate dentro, quello insomma vedete un po' voi.
Facciamolo un attimo prima che si attivi definitivamente. Ah, faccio una premessa che è molto importante. Se avete trovato un iPhone, questa procedura non serve, nel senso che se vi chiederà appunto quelle cose come verifica non riuscita, prova di nuovo a attivare il dispositivo. Questa procedura vi verrà chiesta perché se il telefono è vostro, quindi nel momento in cui il telefono si attiva, vi richiederà password di iCloud e la mail di iCloud. Se avete trovato il telefono o l'avete comprato usato o qualcos'altro, con questa procedura potete arrivare all'attivazione. Arrivati al punto dell'attivazione non andrà più avanti, perché appunto se non avete a disposizione la password e la mail di iCloud, a poco serve. Però in questo caso, in questi casi dove il telefono è tuo, è una cosa utilissima, o comunque dove magari lo compri, e in più puoi caricare anche un backup, puoi caricare un vecchio backup del tuo sistema operativo. Ok, abilita i servizi di geolocalizzazione. Vabbè, il Touch ID se lo configurerà lui dopo, configura più tardi, continua. Allora, crea un codice. Io odio i codici a 6 cifre, quindi metterò un codice a 4 cifre. Si fa così, cercando quello. Codice a 4 cifre, in questo caso metto 0000 perché non è mio il telefono. Usa codice 0000 e poi dopo se lo cambierà lui. Ok, e qui siamo al punto in cui si può caricare un backup di iCloud, si può ripristinare da un backup di iTunes o configurare come nuovo iPhone. In questo caso il cliente mi ha lasciato la password dell'iCloud, la mail dell'iCloud, e io gli caricherò un backup da iCloud. Scusate un attimo.